visitare questo bellissimo alberello che è eseguito ad uncinetto con la tecnica dell'uncinetto iperbolico. Quindi otterremo questo effetto onde, poi decoreremo con le perline con l'aiuto della colla a caldo e se vogliamo mettiamo anche delle lucine. L'occorrente è, io ho usato il filo di scozia, potete anche utilizzare la lana, un cono di cartone oppure uno di quelli di polistirolo che si trovano in commercio e tanta fantasia. Vi lascio al video tutorial e vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e attivate la campanella, mi raccomando, perché così sarete sempre informati sui prossimi video. Ciao! Cominciamo con la catenella doppia. Lasciamo una codina di filato molto lunga, dovrebbe essere 3 volte la lunghezza che vogliamo ottenere almeno. Io ne lascerò una non troppo lunga perché faremo giusto un esempio. Dividiamo a metà il filato e agganciamo l'uncinetto così, rigiriamo e prendiamo il filato e facciamo la prima catenella. Prendiamo la codina, quindi assicuriamoci che facciamo questo lavoro con la codina. Prendiamo la codina, la passiamo sopra l'uncinetto. Otteniamo così 2 asole. Prendiamo il filo che è legato al gomitolo e facciamo la prima catenella. Di nuovo prendiamo il filo della codina e chiudiamo la catenella. Procediamo così. Con molta pazienza otterremo una catenella doppia e che somiglia molto ad un piccolo parallelepipedo. Ecco, vedete? È quadrata. Io continuo per qualche altro punto. Ora, finita la nostra codina, ripassiamo lungo tutta la nostra catenella doppia, lasciando le asole, queste a V, le lasciamo sotto, con l'uncinetto per girare facciamo una catenella, entriamo al centro di queste altre V laterali, quindi sotto lasciamo queste, entriamo sul fianco della catenella doppia e facciamo un giro di punto basso. Entriamo qui nel fianco. La catenella si definisce doppia proprio perché ci sono due file di catenelle, di maglie. Noi entriamo con l'uncinetto tra una fila e l'altra, quella sottostante e quella laterale. Attenzione a non far torcere la catenella. Ecco, controllate sempre sotto che sia dritta, in modo da essere sicuri che state procedendo bene.
Adesso vedete come viene bello, elegante. Non è la solita catenella. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Ora dobbiamo lavorare in ogni punto 2 punti alti. Nel primo facciamo così, facciamo una maglia bassa che è sormontata da un'altra maglia bassa. E poi rientrando nello stesso punto facciamo una maglia alta. Quindi realizziamo la maglia alta con 2 maglie basse una sull'altra. In ogni maglia realizziamo 2 punti alti. Vedete, già comincia a torcere il lavoro ed è normale che lo faccia perché è esattamente l'effetto che vogliamo ottenere. Possiamo scegliere di fare un unico pezzo oppure di farne numerosi per raggiungere la lunghezza desiderata. Arrivati alla fine, facciamo gli ultimi punti alti. Gli ultimi due nell'ultimo punto ora voltiamo il lavoro con una catenella per aiutarci a girare. Facciamo una catenella per girare e poi nel primo punto realizziamo un punto basso. Dentro al centro del punto basso entriamo con l'uncinetto, ne realizziamo un altro e ancora raddoppiamo i punti, quindi facciamo un aumento in ogni punto. Dunque, alla fine del secondo giro avremo raddoppiato 2 volte i punti. Ecco, con soli 2 giri raddoppiando i punti abbiamo ottenuto già l'effetto iperbolico. Il vero effetto che noi vogliamo ottenere però è questo. Vedete? Raddrizzando la catenella noi otteniamo questa iperbolicità. Se volete ottenere un effetto ancora più accentuato, nel secondo giro aumentate di 2 punti ogni punto, dunque ne realizzate 3 per ogni punto. E quindi ovviamente l'effetto del riccio aumenterà considerevolmente. Per noi basta così. Io ho già realizzato molti metri di queste strisce iperboliche. Per coprire questo.
vi mostro. Ho utilizzato un cono dei cordini che acquisto, quindi ho scelto di dipingerlo con un colore acrilico che avevo in casa e ho dipinto tutta la superficie del cartoncino. Ora insieme lo ricopriremo con queste strisce iperboliche per farne un bel alberello. Posizioniamo il nostro cono così in questa posizione sdraiata per stare più comodi. Prendiamo la prima delle nostre strisce iperboliche, posizioniamola con il dritto verso di noi. Guardiamo bene dove c'è, dove vediamo la cornice del punto alto, vuol dire che è il dritto. La posizioniamo in maniera che ci resta comodo lavorarci e cominciamo a posizionarla così, in questo modo, sul fondo del nostro cartoncino. Io ho preparato la colla a caldo, se non l'avete, poco male, potete utilizzare qualsiasi altro tipo di colla che vi trovate in casa. Questi sono lavori che vanno fatti con estrema calma e tranquillità, quindi piano piano posizioniamo un poco di colla. Lì dove riteniamo metterla e poi sistemiamo il nostro lavoro. Non bisogna neanche tanto esagerare, piano piano faremo tutto. E continuiamo a lavorare così, tutti intorno, giriamo e la posizioniamo in maniera elicoidale. Sarà davvero molto molto carino. Io vi mostro un altro po', poi procedo da sola. Qui cominciamo a salire, quindi posizioniamo bene e seguiamo il percorso così. Attenzione, se si torce il lavoro, sempre con il dritto rivolto verso l'alto. Cominciamo a salire. Il primo giro è stato fatto, cominciamo a salire. Cercate di posizionare il lavoro in maniera che vi risulti esteticamente gradito. Vedete, viene proprio caruccio. Procedo così e poi vi faccio vedere l'effetto finale. Ecco, metto la colla così, vedete, qui si vede meglio e poi posiziono il lavoro iperbolico all'uncinetto. Attenzione a metterlo dal dritto. Quando avremo coperto l'intera superficie del nostro cono con le nostre strisce
iperboliche, ne lasciamo una lunga circa 30 centimetri da parte per rifinire la parte alta del nostro alberello. Come facciamo? Prendiamo la nostra striscia e mettendola sempre dal dritto per vedere il dritto, guardate, la cornicetta dell'ultimo giro deve essere in rilievo e cominciate a girare su se stesso, aggirandola questa ultima striscia iperbolica, formando una rosellina. L'unica cosa, l'unico particolare a cui stare attenti è questo, cioè lasciare gli ultimi 10 centimetri di striscia liberi. Arrivati in questa posizione, inserite l'ago al centro della nostra rosellina iperbolica e fatela passare al centro, così, lasciando una codina abbastanza lunga poi da sistemare. Qui sul retro vi troverete più o meno in questa situazione. Con l'ago fate passare attraverso i vari giri della lavorazione e fissate in questa posizione la rosellina. Quindi passate attraverso tutti i giri della lavorazione con l'ago da un lato all'altro, così come vi sto mostrando. E in entrambi i sensi, quindi a croce, passate da una parte all'altra, così. A questo punto ripassate con l'ago verso il centro della nostra rosellina, così. E cacciamo fuori la codina da fissare. Cacciata fuori la codina, ci liberiamo dell'ago e annodiamo i due estremi del filato, così in modo da fissarli per bene. Li nasconderemo poi ad ago. Ora ci occupiamo della codina che è rimasta libera e vediamo come sistemarla sul cono. Prendiamo il cono, prendiamo la rosellina e facendo girare, facendo fare l'ultimo mezzo giro alla codina che abbiamo lasciata libera, posizioniamo la rosellina al centro del cono. Diamo così un senso di continuità al percorso delle nostre strisce. Dunque, solleviamo un attimo la codina e mettiamo un po' di colla a caldo sul nostro cono e posizioniamo la codina, stando sempre molto attenti a posizionarla dal dritto. Così, mettiamo un altro po' di colla. E la posizioniamo secondo il nostro gusto. Ora mettiamo la colla qui sulla circonferenza superficiale del nostro cono. E copriamo completamente con la rosellina, dunque nulla sarà visibile. Così, e posizioniamo per bene la rosellina. Ecco, vi mostro come è avvenuto il posizionamento. Controllate che la colla abbia preso per bene dappertutto. Ora nascondo le codine con l'ago e poi passiamo alla decorazione.
Quanto attiene la decorazione, io ho queste perline in casa che sono in plastica e colorate. Adesso una per una le posizionerò con l'aiuto della colla a caldo sopra al nostro alberello. Quindi con la pistola della colla a caldo metto una goccina e posiziono una perlina qui. Una goccina ed una perlina, perché farlo con le mani significherebbe sporcarci completamente. Posiziono qui una goccia e una perlina. Continuo facendo questo lavoro su tutto l'albero, vi mostro poi l'effetto finale. Ho finito di inserire le perline con l'aiuto della colla a caldo, come vi ho mostrato, e ho pensato che aggiungendo delle lucine questo alberello possa prendere vita sotto i nostri occhi. È davvero carino, molto semplice e facile da realizzare. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella e mettetemi un bel like. Grazie.